Possiamo distinguere ovviamente tra un utilizzo nei naïf, cioè pazienti che non hanno mai fatto uso di farmaci. Qui, ad esempio, nella mia struttura, questi farmaci hanno un'indicazione prioritaria. Se non ci sono situazioni di comorbidità tale per cui non possiamo utilizzare i biosimilari, di solito io uso quelli per un discorso di minor costo. Differente è, come abbiamo detto prima, il concetto di utilizzare biosimilari in un paziente in cui la malattia è stabilizzata da un certo numero di mesi o di anni, in cui si decide di shiftare al biosimilare rispetto al bioriginator, soprattutto per un problema di costo, proprio per quello che si era detto prima. Il terzo gruppo di pazienti è quello in cui tu fai ovviamente uno switch, uno swap, cioè in cui perde l'efficacia un farmaco e ovviamente ne utilizzi un altro. In questo caso noi utilizziamo il biosimilare con la stessa indicazione del bioriginator, cioè in relazione alla successione dei farmaci. Ad esempio, noi adesso tendiamo a cambiare il meccanismo d'azione se un farmaco non funziona, se non funziona un anti-TNF o usiamo l'antirecettore o cambiamo il meccanismo d'azione. E ovviamente in questo, per i farmaci biosimilari che abbiamo a disposizione, cerchiamo di usare quelli ovviamente a minor costo. Sì, chiaramente dipende molto dall'atteggiamento, chiaramente della singola nazione. Per esempio, in alcune nazioni si fa una gara nazionale per cui se ne sceglie soltanto uno, per cui si trattano tutti i pazienti e questo non ha dato problemi in queste nazioni. È chiaro che l'approccio che suggeriva il professor Sarzi Puttini è un approccio molto valido da tanti punti di vista, soprattutto perché permette al clinico progressivamente di avere esperienza anche con quella molecola, ed esperienza è un aspetto importante sicuramente, di acquisire sicurezza, certezza dell'efficacia e della sicurezza e quindi di operare le eventuali scelte con una maggiore o minore tranquillità. Perfetto, Sì, prossima vorrei domanda. aggiungere Sì. un commento che mi sembra molto importante. Io, siccome mi riunisco con regolarità con i miei ragazzi che si occupano dell'ambulatorio dei farmaci biotecnologici o delle terapie complesse, è chiaro che l'impressione che tu hai è che man mano che maturano l'esperienza, i problemi si attenuano, si diluiscono. Ecco perché, ad esempio, personalmente, anche quando compare un nuovo farmaco, un nuovo biologico, io ho una decina di pazienti, li tratto quasi subito, ma non perché io voglia favorire quella determinata azienda, ma perché acquisisci quell'esperienza che ti consente, di fronte a una specifica comorbidità, di utilizzare al meglio questi farmaci. Per cui il concetto del gruppo che in qualche modo condivide le proprie esperienze, detta le linee guida all'interno della struttura, soprattutto quando siamo in tanti e i pazienti sono molti, fa crescere tutti. E questo credo che sia un altro dei meccanismi fondamentali dei nostri centri, se vogliamo essere efficaci ed efficienti e attenti anche alla spesa. Prossima domanda. Oh, abbiamo sentito parlare di de-escalation e spacing. Che cosa sono? Quindi mi devo per forza riferire a lei perché Ecco, ha introdotto i termini. sostanzialmente, se un farmaco ha una sua, diciamo, un suo timing, cioè non so, fa un'infusione sottocutanea ogni settimana o ogni 15 giorni, nel momento in cui il paziente ha una sua stabilità, cioè raggiunge la remissione clinica, una low disease activity, perché magari è una malattia di vecchia data in cui ci sono già dei danni, puoi decidere in situazioni di stabilità, ad esempio dei parametri di misurazione degli indici infiammatori e dell'attività clinica, di ridurre la quantità di farmaco che li somministra, ad esempio da una settimana passi a 10 giorni o a 15. Ecco, questo meccanismo che in qualche modo noi consideriamo off-label, perché paradossalmente se tu sospendi il farmaco sei on-label, se tu riduci, fai lo spacing sei off-label, però in qualche modo è accettato e accettabile anche da un punto di vista clinico, perché ti consente di mantenere lo stesso risultato con una minor quota di farmaco e ragionevolmente anche di ridurre quelli che sono i rischi di eventi avversi che comunque questi pazienti mantengono soprattutto in farmaci che spesso fai per tutta la vita. Per cui ricordiamoci sempre che il giusto equilibrio tra l'utilizzo del farmaco, la dose minima e gli eventi avversi è sempre il nostro obiettivo nei confronti della qualità di vita del nostro paziente. Per cui credo che siano tecniche che
siano, bisogna imparare ad utilizzare. Io credo, e ne parliamo sempre anche con i miei ragazzi, non bisogna essere acefali e mantenere sempre lo stesso dosaggio, anche se uno magari è in remissione 2 anni, ma bisogna avere il coraggio di gradualmente di essere medico, cioè di decidere con il paziente cosa è meglio in questo caso, anche riducendo ad esempio il dosaggio del farmaco oppure modificando la terapia a seconda del quadro del caso clinico.